anche oggi voglio partire con una foto. Questa foto qui. Questa foto rappresenta tantissimo della Roma, di che cos'è la Roma, di che cosa rappresenta la Roma. È una squadra che quasi unicamente in Italia può vantare una dinastia di calciatori romani e romanisti che sono arrivati a giocare per questa squadra ad alti livelli. E quello che abbiamo visto stasera è un altro fiore di questo vivaio sbocciare. Abbiamo visto Calafiori giocare una partita sontuosa, coronata poi da un gol stupendo da 30 metri al volo all'incrocio dei pali. Che cos'altro dobbiamo chiedere noi romanisti a una serata del genere? Questo ci basta. Il vanto che gli altri non potranno mai avere. Ecco, la Roma doveva rispondere sul campo alla sconfitta di Napoli. Come io avevo pronosticato, ma ovviamente come me tanti altri non sono certo il profeta, quello di Napoli è stato un passo falso, è stata uno stop, una battuta d'arresto che però non è sintomo di crisi, o almeno non lo è stato finora, perché poi in campionato ci sarà il Sassuolo che sta giocando una stagione stupenda. Fino a due giornate fa era in vetta alla classifica, imbattuto insieme al Milan, prima della sconfitta con l'Inter. Per cui questa Roma dà una chiara risposta. Ancora gol di Borja Mayoral, che è importantissimo, perché come dicevo tempo addietro, un giocatore bisfrattato fin da subito, sottovalutato, additato come scarso, come pippa, come inabile al gioco della Roma. Il gol appunto di Calafiori e un altro gol pesantissimo e importantissimo, quello di Edin Dzeko. Una Roma che è ancora costretta a scendere in campo con una formazione mutilata, perché abbiamo visto Cristante, Ibañez e Juan Jesus in difesa, con Juan Jesus che sappiamo quello che è, Cristante che non è un difensore di ruolo e un Ibañez che è un ottimo giovane di ottime prospettive che vediamo essere ancora molto acerbo. Una nota particolare che sinceramente ho apprezzato molto è stato Villar a centrocampo, un'altra partita secondo me giocata veramente veramente bene. Su questo ragazzo si può costruire il centrocampo insieme a Veretout e si spera a un quello che deve ancora ritrovarsi, Lorenzo Pellegrini. Lì davanti c'è poco da dire, Carles Perez che gioca di squadra, fa tanto, sfiora il gol, Borja Mayoral che il gol lo mette dentro, Vitigna ostinato, un gol che si è cercato da solo con un Pedro che più volte ha evitato il passaggio verso il compagno, probabilmente perché ancora devono entrare in sintonia i due. Una Roma che con un turno d'anticipo è prima del girone ed è una notizia che da queste parti non si sentiva da tanto tempo. Abbiamo visto le migliori Rome degli ultimi anni dover aspettare all'ultima giornata per mettere in cassaforte la qualificazione al turno successivo, magari con un pareggio insensato in terra estera. Ricordiamo l'anno scorso per esempio, in cui la Roma subì due pareggi di troppo, dovette fino all'ultimo lottare per arrivare al turno successivo. Insomma, quindi una Roma che dà prova di maturità, una Roma agli ordini del mister, di cui tra l'altro vorrei fare un plauso, perché nei giorni scorsi era uscita su giornali, radiucole, no? Quei famosi maiali col microfono che diceva De Rossi questa fantomatica notizia, che poi si è rivelata essere del tutto falsa, in cui Fredkin, dopo la sconfitta di Napoli, avrebbero utilizzato toni duri nello spogliatoio, avrebbero spronato la squadra alzando la voce. Fonseca questo ha totalmente smentito in conferenza stampa, per cui per la prima volta potenzialmente che va contro i giornalisti, che inventano cazzate su cazzate. Io qui lo dico, non date retta ai giornalisti. Cioè, io vi faccio un semplice ragionamento logico su questo punto di vista. Quando leggiamo tutti i giornali, ormai su Facebook è una grande edicola, no? In cui vediamo tutte le prime pagine di tutti i giornali possibili e immaginabili e forse una persona su 20 fa il click sull'articolo e si ferma semplicemente a leggere il titolo, che deve essere sensazionalistico per sperare di attirare qualche click per guadagnare quei 3 centesimi di pubblicità, e sia deve appunto entrare nella mente di
chi va a leggere come lo fa, attirandolo con delle notizie palesemente false, palesemente inventate. Cioè, nel senso, quando noi leggiamo, no? Per esempio, mi ricordo quando si discuteva del prolungamento di contratto a Zaniolo. Zaniolo vorrebbe questo, ma è scontento di quest'altro, avrebbe detto al suo procuratore di fare questo, di fare quell'altro, ci sarebbe stato uno scambio telefonico tra questa persona, quest'altro individuo. Domanda: tu, giornalista, che stai a casa tua, scrivi al tuo cazzo di computer, no? XD, Zaniolo vuole andare via da Roma. Come cazzo fai, tu giornalista, a sapere che cazzo si sono detti al telefono un procuratore e un direttore sportivo? Ma stavi lì? Hai le cimici nei telefoni? C'è uno che il maggiordomo di Raiola che sta dietro, sente, e poi, ah cazzo, chiamiamo il romanista, che così gli diamo una notizia, no? Non ascoltate i giornali, le notizie di mercato. Quante cazzate abbiamo letto, minchiate su minchiate, che servono a destabilizzare la squadra, perché sul contrasto tra tifosi si generano le visualizzazioni, si generano click sugli articoli e si generano soldi per queste persone che inventano puttanate, stronzate per guadagnare 1,50 euro, pieno tra l'altro di errori grammaticali, pieno tra l'altro di inesattezze. Avete messo quegli articoli che tu clicchi, ci stanno 16 banner pubblicitari e 4 righe di articolo? Questo era un piccolo sfogo verso la classe giornalistica. Tornando alla partita, grande Roma, grandissima Roma, speriamo di ricominciare benissimo il cammino in campionato, speriamo di ritrovare un Edin Dzeko, speriamo veramente che da questo gol Dzeko riprenda fiducia, perché attualmente là davanti abbiamo visto che si spinge Mkhitaryan, la Roma non gira, l'abbiamo visto benissimo nella partita del San Paolo. Spero che Calafiori continui a giocare così, spero che diventi un punto fermo di questa squadra, perché un terzino vero, serio a Roma mancava da tanto e lui sembrerebbe esserlo. Detto questo, io come sempre vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma e basso Lazio.